Nella mattinata del 14 aprile si è svolta presso la sala consiliare la conferenza stampa di presentazione del secondo convegno nazionale delle bandiere verdi, in programma dalle ore 9 di sabato 16. La città rivierasca ospiterà le delegazioni dei comuni insigniti da questo riconoscimento, che premia le località costiere a misura di bambino sotto differenti punti di vista, dalla qualità dei servizi a quella dell'ambiente, passando per la sicurezza e il primo soccorso, attraverso una ricerca selettiva con il contributo di 2105 pediatri. Con la bandiera verde il bambino è al centro della vacanza, sono le parole del professore Italo Farnetani, colui che nel 2008 fondò questo riconoscimento. Farnetani, intervenuto via Skype, si è complimentato con la città di San Benedetto, esponendo il legame profondo con il turismo a favore dei più piccoli. Alla conferenza stampa hanno preso parte la direttrice dell'unità operativa cultura e turismo del comune Anna Marinangeli, la preside dell'istituto scolastico comprensivo centro di San Benedetto del Tronto Laura D'Ignazzi, la collega Laura Ripani e Andrea Perugini dell'associazione albergatori. Appuntamento da non perdere sabato mattina con la consegna delle bandiere verdi, il convegno e le esibizioni del coro e dell'orchestra dei ragazzi dell'ISC Centro, dedicato a Mario Curzi.